morti in questo momento. A Gaza, la guerra sta causando la morte di civili innocenti. Donne, uomini, anziani, ma soprattutto bambini, vengono uccisi, feriti o costretti a fuggire dalle loro case. Questa è una tragedia che non possiamo più tollerare. La guerra è un atto di violenza e di odio che non ha giustificazione. È un crimine contro l'umanità che deve essere condannato e fermato. I civili non sono combattenti. Non hanno alcuna colpa per la guerra. Chiediamo a tutti i governi di fare tutto il possibile per proteggere i civili da questa immorale guerra. Chiediamo loro di negoziare la pace e di trovare soluzioni pacifiche al conflitto. La morte di civili per la guerra è una violazione dei diritti umani fondamentali. È un crimine contro l'umanità che deve essere punito. Ognuno di noi può fare la differenza. Insieme, possiamo costruire un mondo in cui la guerra non sia più una minaccia per l'umanità. Dobbiamo lavorare insieme per costruire un mondo in cui la parola guerra non esista più in nessun vocabolario di tutte le lingue del mondo.